si torna a casa molto cambiati, molto diversi, perché è un'esperienza che ti fa crescere tanto, non solo a livello lavorativo, perché quello è un'esperienza sì, ma cresci più a livello umano, cresci più a livello mentale e di carattere, quindi migliori tante cose. Sono stati oltre 200 gli studenti degli istituti superiori aretini che nel 2016 hanno avuto l'opportunità di svolgere un'esperienza all'estero nell'ambito del programma Erasmus+. Sono più progetti, queste sono esperienze di carattere europeo e sono progetti che prevedono la possibilità per diversi ragazzi di poter fare esperienze di alternanza lavoro all'estero. I ragazzi aretini sono andati in vari paesi europei, Germania, Spagna, paesi inglesi, cioè Inghilterra, Irlanda, e sono andati a fare esperienze in relazione al loro percorso di studi. E i tanti giovani che hanno preso parte al progetto si sono ritrovati venerdì 10 marzo alla Borsa Merci di Arezzo per un incontro, scambio e racconto delle esperienze vissute dal titolo Prove tecniche di futuro. Ti ritrovi in un posto completamente sconosciuto nel quale non parlano la tua lingua e nel quale pensi di essere libero. Allo stesso tempo non sei libero, però sei indipendente e l'indipendenza a questa età aiuta tanto per poi aprirsi in un futuro ampio. La grande scommessa da parte di tutti gli enti pubblici e non soltanto è quella di dare la possibilità e le opportunità a tutti i ragazzi del nostro territorio, che sono oltre 9.700, di poter usufruire di questa grande opportunità che è l'alternanza scuola-lavoro. Tra l'altro i ragazzi hanno fatto un'esperienza molto legata al nostro territorio e sono andati a fare esperienze personali in imprese, in esperienze che sono in Europa legate al nostro territorio. Sono stato a Malta nel mese di luglio, è stata un'esperienza molto produttiva, ho lavorato in uno studio di odontoiatria, mi sono trovato molto bene e è un'esperienza che consiglio a tutti e da rifare.